Se le scuole non sono sicure è necessario chiuderle e fare le opportune verifiche. Una provocazione forse quella del presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, Dario Baldassarri, ma che invece troverebbe concretezza qualora il presidente della provincia Rinaldo Vanni rinunciasse all'invito della rappresentanza studentesca. Quest'ultima infatti promette battaglia minacciando di boicottare l'inizio del nuovo anno scolastico. Beh, io credo che sia una questione di priorità. Per noi la priorità prima è la sicurezza, il resto viene dopo. Quindi fino a quando non ci garantiranno sicurezza, noi siamo disposti a bloccare il normale andamento dell'attività didattica da settembre fino a giugno, e fino a quando non ci garantiranno la sicurezza, o perlomeno diciamo alle famiglie: questi sono i rischi, scegliete, volete mandare i figli a scuola? Scegliete voi. L'invito a verificare la sicurezza nelle scuole ed eventualmente a chiuderle è arrivata a Rinaldo Vanni con una lettera nella quale Baldassarri evidenzia le criticità delle strutture scolastiche. Ovviamente stiamo parlando degli edifici che ospitano le scuole superiori, in particolare per quanto concerne l'antisismicità e l'antincendio. Io devo dire, sono rimasto molto stupito e devo dire da una parte anche offeso dalla risposta della consigliera Marzanicoli, che ci ha liquidato con le scuole sono sicure. Calma, le scuole sono sicure, le verifiche dei tecnici dove sono? Noi abbiamo fatto richiesta alla provincia a inizio estate per avere i rilevamenti dei tecnici, ancora non ci sono arrivate. Quindi per noi le scuole non sono sicure, perché quel programma per i fondi BEI, che ormai è a disposizione di tutta l'opinione pubblica, ci dice il contrario. Quindi ci facciano sapere le verifiche tecniche e noi a quel punto agiremo di conseguenza. Siamo disposti anche a fare un passo indietro, ma fino a quando non avremo questi rilevamenti non faremo un passo indietro. Noi siamo stati un anno e mezzo a dialogare con tutte le istituzioni. La prossima settimana incontreremo il ministro dell'istruzione a Roma. Stiamo facendo il possibile, abbiamo passato tutti i canali istituzionali possibili. Chiediamo rispetto, chiediamo un confronto e soprattutto siano sinceri, dicano alle famiglie quali scuole non sono sicure e li mettono nella condizione di scegliere se mandare i propri figli in strutture fatiscenti con rischio che crollino. Allora a quel punto poi sì che c'è onestà e c'è un rapporto tra istituzioni e cittadini, altrimenti l'istituzione come sempre si pone con arroganza sopra i cittadini e noi questo non lo possiamo più tollerare, visto che non dobbiamo rendere conto a nessuno. Andremo avanti con la nostra battaglia. Migliaia di studenti si sono mobilitati e lo abbiamo visto grazie a Instagram, grazie a Facebook, grazie a WhatsApp, quanti ragazzi, quante ragazze ci hanno risposto, ci hanno scritto. Abbiamo il pieno sostegno di tutti gli studenti e non ci fermeremo. Io sono disposto a metterci la faccia oggi, a mettercela domani, a mettercela fino a quando non avremo ciò che ci spetta per diritto. Io tornerò la prossima settimana a fare un sopralluogo nel Petrocchi in particolare, ma ho intenzione di girare tutte le scuole della provincia per far rendere conto a tutti quanti quanto la situazione delle nostre scuole sia drammatica, perché forse il problema è stato anche nostro, non essere riusciti a far capire veramente alle famiglie, agli studenti il rischio che stiamo correndo.